fronte al depauperamento progressivo delle risorse pubbliche, i lavoratori e i collaboratori di Terminarte hanno deciso di prendere una posizione netta, chiara, facilmente comprensibile e decifrabile. Non è solamente un problema di rivendicazione economica, che è naturalmente alla base di qualunque prestazione, di qualunque attività lavorativa, ma la rivendicazione più forte è sicuramente per la dignità artistico, culturale ed economica di Terminarte. E c'è una grandissima storia alle spalle, più di 30 anni, più grandi registi, più grandi coreografi, direttori d'orchestra hanno calpestato il palcoscenico del teatro antico. Edoardo nel 1984 disse: questo teatro diventerà il trono dell'arte. Signore e signori, Edoardo! Voglio anch'io vedere il teatro che cammina, voglio vedere anch'io il teatro che non si arrende, che va avanti con i giovani, con gli anziani, con i vecchi come me. Va avanti. Ecco perché io sono tra voi stasera. Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Ecco, noi rivendichiamo la dignità perché il teatro antico ritorni a essere il trono dell'arte. Alle mie spalle c'è una scritta che in questo momento mi dà una grandissima forza propulsiva. Non contestiamo, non protestiamo solamente in maniera fine a se stessa, ripeto, vogliamo la dignità artistica e culturale di Terminarte. Alle mie spalle campeggia un manifesto del 1996, in cui mi giro solo per leggere: Ninni ancora insieme a combattere nella nostra cara isola per la cultura che è la nostra antica civiltà. Giuseppe Sinopoli, 6 gennaio 1997. Nel solco di queste grandi parole, noi vogliamo continuare a combattere, ripeto, per restituire dignità artistica a Terminarte.